Estelle Fantasuaraio, meglio semplicemente Estelle, è un'artista londinese, classe 1980, nota soprattutto per alcune hit come American Boy del 2008, ma attiva anche come cantante e produttrice di supporto per altri artisti. L'esordio è datato relativamente di recente, nel 2000, quando all'età di 20 anni ha iniziato collaborazioni con personaggi come Skits, realizzando i primi duetti. L'album numero 1 si intitola Dating Day, che ha avuto non grande successo e, questa sia una particolarità, è stato pubblicato dalla casa discografica Stellar Entertainment, della quale è lei stessa proprietaria. Nel 2004 però eccola tra i protagonisti del Band Aid col brano Do They Know It's Christmas. Questo le permette di aumentare la sua fama, farsi conoscere e ottenere un contratto con una casa discografica autonoma come la Atlantic Records, che 4 anni dopo, nel 2008, pubblica il secondo album, Shine. È un disco che la lancia, anche grazie alla collaborazione di artisti come will.i.am, Wyclef Jean, Mark Ronson, Swizz Beatz e John Legend, che vi collaborano. Kanye West invece partecipa proprio nel brano American Boy, che ha permesso ad Estelle di vincere il suo primo Grammy Awards come migliore collaborazione rap. Dopo questo successo, ecco che le collaborazioni sono aumentate e hanno compreso, ad esempio, David Guetta in One Love e Robin Tichy in Rolla Costa. Poi sono arrivati singoli come Freak e Fall in Love, meno popolari però, e inclusi nell'album numero 3 All of Me, uscito nel 2012 e rivelatosi un flop commerciale, tanto da non entrare nella classifica degli album del Regno Unito e raggiungere soltanto il 28esimo posto nella classifica americana. La carriera di Estelle dunque è ancora molto giovane, ma i più pessimisti, a onor del vero, si domandano se non sia già entrata nelle meteore del nuovo millennio.